Cari amici, buonasera a tutti. Sono qui con la maglia dei Brax Boy che ho avuto l'onore di ricevere qualche anno fa da tanti cari amici francesi, Jean-François Laloux e Emmanuel Dincaux, in occasione di un fantastico evento a Bordeaux e che voglio rispolverare questa sera perché stasera parleremo di evidenze scientifiche e quindi è veramente un piacere poter, come dire, far finta, seppur nel piccolo dello studio di casa mia, di avere a che fare con una platea che spero qualificatissima. Allora, la chiacchierata di stasera, che riprende un attimino il discorso che avevamo abbandonato circa una settimana fa, no? Dei webinar interattivi e condivisi, vuole un attimino tracciare una linea, se vogliamo, anche di demarcazione rispetto a tante cose che si sentono in questi giorni, no? Cioè, noi siamo restati a casa per studiare, e, cioè, siamo stati a casa perché purtroppo abbiamo qualcosa di brutto che ci impone di rimanere a casa, però abbiamo deciso di sfruttare questa occasione per studiare. A mio modestissimo parere, per sapere cosa studiare, bisogna anche sapere dove andare a pescare le informazioni necessarie per poter ricercare le giuste fonti. E allora quello che ci è venuto in mente, insieme agli amici del gruppo di studio che mi consigliano sempre, sapete, io sono un po'. Ho la fortuna di essere quello che ci mette la faccia, ma in realtà poi dietro ci sono tantissime persone. Avete visto anche il post di ieri, no? Che era un po' di ringraziamento per tutto il team. Quello che ci è venuto in mente è di raccontarvi un attimo, come si esegue una ricerca su, Medline. Io non so in quanti siate collegati in questo momento, perché purtroppo non riesco ad avere un feedback concreto. L'idea quindi è quello di guidarvi mano a mano nella esecuzione di una ricerca bibliografica. Allora, il passaggio fondamentale da fare è quello intanto di farmi capire quanti siete e se vedete perfettamente lo schermo, come nella prova che abbiamo fatto, perché io adesso inizierò a lavorare, quindi vorrei sapere se effettivamente c'è una corrispondenza, no, tra quello che io eseguo e quello che voi potete vedere. La base di ragionamento è che quando noi parliamo di evidenze scientifiche dobbiamo capire dove cercarle, quindi ci sono dei database bibliografici da, diciamo così, dragare, no? Quindi tutti immagino conosciate Medline, ok? Medline è la base da cui partiremo questa sera, però voi dovete sapere che purtroppo non molti di voi, non essendo universitari, non possono avere accesso e non hanno la fortuna di poter vivere il dietro le quinte della pubblicazione scientifica come invece abbiamo noi, perché il vero database sul quale condurre ricerche anche, diciamo, mirate, no? Per vedere un attimino i profili dei vari autori è Scopus. Su Scopus noi possiamo avere, ad esempio, digitando una parola chiave come bruxismo, la possibilità di avere tutta una serie di analisi. Quanti articoli sono stati pubblicati per anno, quali sono gli autori di riferimento, mille cose che purtroppo alle quali ci si può accedere solamente in caso di account universitario. Quindi io bypasserei tutto questo aspetto, tenendo però presente, e questa è una cosa che io raccomando sempre, insomma, siamo nel 2020, ognuno di noi ha possibilità di muoversi, di avere accesso a amici, quindi insomma dire non riesco a reperire un articolo, non riesco a capire se questo autore è importante oppure no, è un aspetto molto frustrante. Quindi per il libero professionista la fonte di sostentamento, diciamo così, se si vuole,
andare a cercare letteratura medica è Medline. Medline è un database che racchiude, scusate, tutte le principali riviste in campo medico. Principali, non necessariamente perché siano qualitativamente tutte eccezionali, ma perché soddisfano dei requisiti editoriali, primo fra tutti il fatto che gli articoli che vengono inviati vengono letti, no, da un comitato di esperti e giudicati per essere diciamo degni di pubblicazione. A Medline si accede tramite il motore di ricerca PubMed, per cui se voi andate su Google o su qualunque motore di ricerca, muovendo qualunque browser, e digitate PubMed, la prima entry che vi esce è proprio direttamente l'accesso al database. Quindi quassù io, nella schermata di accesso, quindi nella stringa dove posso scrivere ciò che io voglio cercare, direi che dobbiamo cominciare a chiarirci le idee, cioè possiamo cercare il nome di una malattia, possiamo cercare un argomento molto settorializzato. Qualcuno di voi oggi, io mi sono segnato le domande, mi ha chiesto parlaci dell'utilizzo del bite della fisioterapia Maria Laura Cuzzocrea nei pazienti con problemi articolari e muscolari. Ecco, Medline non ti può dare risposte, Maria Laura, a questo tipo di domanda. Medline è come una sorta di cestino o di negozio, chiamate voi come volete, nel quale troviamo un pochino di tutto e dobbiamo essere noi bravi a cercare la frutta che ci interessa. Facciamo un esempio proprio purtroppo quotidiano, no? Se io metto coronavirus COVID-19, il computer mi restituisce 1025 items, cioè significa che per quanto fresca è questa condizione, ci sono già state 1025 pubblicazioni su riviste internazionali, che è un numero, capite voi, spropositato, impressionante se consideriamo i pochi mesi dai quali stiamo vivendo la drammatica situazione del Covid. È chiaro che ora questo chiaramente non è il campo di nessuno di noi. Io non mi aspetto purtroppo ancora pubblicazioni clamorosamente qualitative o definitive sul Covid perché è un argomento troppo fresco. Allora, quindi veniamo un attimino a noi e quindi al tipo di ragionamento di base. Io posso iniziare a cercare per argomento o per autore. No, e questo secondo aspetto è un aspetto che molto spesso, a mio parere, è sottovalutato. Perché troppo spesso, questo lo dico per certi versi anche un po' polemicamente, non voglio dire simpaticamente, noi vediamo la famosa frase, no? Cioè in fondo a tutti i curriculum, autore di numerose pubblicazioni internazionali. Allora ragazzi, ci vogliono 5 secondi. Voi sentite il mio caro amico fraterno Luca Guarda, che saluto. Ciao Luca, sei collegato, visto? Leggete nel suo curriculum che è autore di numerose pubblicazioni, benissimo. Vediamo questo Guarda Nardini chi è e cosa ha combinato nella sua vita. E vi accorgete che gli manca una pubblicazione per sdoganare quota 100. Quindi questo non fa di Luca Guarda automaticamente il miglior clinico del mondo, ok? O il miglior ricercatore del mondo. Però ricordate sempre che il fatto di arrivare a pubblicare come autori su questo tipo di riviste, poi vedremo come valutare quelle, diciamo, più importanti e meno importanti, avrete bisogno di alcuni piccoli segreti, di essere messi a conoscenza di alcuni piccoli segreti.
Dicevo, il fatto di essere comunque attivo a questi livelli rende conto del fatto che una persona sappia la fatica che si prova. E quindi il primo messaggio che io voglio darvi è che tutte le volte che sentite qualcuno dare addosso ai ricercatori o alle persone che pubblicano dicendo la letteratura non conta niente, per favore cambiate strada. Okay? Perché io non sto difendendo la letteratura dicendo che ci aiuta a tenere la fresa nell'inclinazione giusta il lunedì mattina, ok? Però se qualcuno sa la fatica che si fa per pubblicare a questi livelli, si visitano pazienti, si mette insieme un team di ricerca, si analizzano i dati, si scrive la pubblicazione, si confronta nello scrivere la pubblicazione quello che noi abbiamo fatto con gli altri team di ricerca, per giungere poi a inviare l'articolo e a vederselo bocciato, corretto, a volte passano mesi. Ok? Ecco, questo tipo di fatica, nel bene e nel male, merita rispetto. Ok? E quindi imparate un attimino a verificare la veridicità delle affermazioni di un professionista quando si sente dire, no, che il curriculum è autore di numerose pubblicazioni. Le pubblicazioni che contano sono queste, perché sono passate, nel bene e nel male, da un filtro, cioè qualcuno le ha lette e qualcuno ha detto no, non vanno bene, cioè ti stai inventando una tecnica che non c'entra niente. Dopodiché, premesso questo, la ricerca che è molto più interessante fare invece quando si vuole andare a cercare un argomento è quella di cercare appunto con parole chiave che possano avere a che fare con la materia che ci interessa. E allora noi come odontoiatri, che ne so, tanto per darvi un'idea di quanta, questo è un database medico e non solo odontoiatrico, è chiaro che se andiamo a mettere le parole chiave dental implants troviamo una marea di risultati, vedete, siamo quasi 40.000, per cui io mi aspetto che se metto, che ne so, bruxismo, il numero sarà nettamente inferiore. Infatti, vedete, siamo a 3.750. Se metto, che ne so, temporomandibular joint, che è l'altra mia passione, sapete, in ambito di ricerca, magari sarò in una via di mezzo, 27.000, quindi sono tantissimi. Ok, quindi torniamo un attimino a quello che vi dicevo prima, come si fa a riconoscere magari la buona e la cattiva letteratura. Intanto ci si può fare un'idea di quanto un topic sia magari in corso di trend positivo vedendo quanto è stato pubblicato negli ultimi anni. Guardate, ad esempio, per quanto riguarda la parola chiave bruxismo, noi siamo passati da 81 pubblicazioni nell'anno 2005, non so se vedete il mio cursore, a esattamente una pubblicazione, scusate, due volte e mezzo, perché siamo a 200 pubblicazioni nell'anno 2019. Questo corrisponde col fatto che, ad esempio, il bruxismo sia un topic che attualmente va per la maggiore. Se io voglio cercare qualcosa di più, perché ovviamente nessuno di noi può leggere 3.752 articoli, vedete? Allora PubMed mi dà la possibilità di smanettare un pochino, ok? Allora, ovviamente la prima cosa che si può imparare a fare è se noi andiamo qui in alto a sinistra dove c'è scritto format, si può far sì che gli articoli ci appaiano magari anche in forma di abstract. Quindi noi, adesso vedete, apparirà la pagina, possiamo, per dire, in questo primo articolo che è un case report su questo trattamento di glioblastoma cerebrale, cioè di bruxismo causato da un glioblastoma, scusate, noi possiamo avere accesso all'abstract e farci un'idea per capire se l'articolo ci può interessare oppure no. L'altro aspetto che invece è, a mio parere, un pochino più utile, no? Perché così facendo noi dobbiamo comunque andare a
a dragare i 3.700 e rotti articoli e questo diventerebbe un pochino faticoso. L'altro aspetto che si può, sul quale si può lavorare è andare a chiedere al motore di ricerca di, diciamo, tirarci fuori gli articoli, ad esempio, sulla base del best match, cioè qual è quello che accompagna di più il topic bruxismo, che onestamente io non so in base a quale algoritmo poi PubMed lo cerchi, perché qualcuno mi dice che il monitor del mio schermo non si vede, ma non credo che sia un problema, perché in realtà insomma, io sto lavorando sulla parte alta, non è che stia facendo fare chissà che cosa. Dicevo, il best match è purtroppo una funzione che è molto più utile in Scopus, ad esempio, che purtroppo è il database universitario che vi ho fatto vedere prima, perché provo un attimo a vedere se riesco a tagliare. Aspettate, magari il problema è questo, scusatemi. Forse così. Ok, credo che così si veda meglio, giusto? Ok? Dicevo, ho sacrificato la parte in alto, ma tanto insomma non importa, basta che vediate la mia faccia. Io purtroppo devo tenere lo schermo un po' più piccolo perché voglio vedere i vostri commenti in diretta. Dicevo, su Scopus, che è l'altro database al quale volendo mi potete anche, sul quale mi potete chiedere notizie, magari privatamente, si può vedere ad esempio qual è stato l'articolo più citato della storia del bruxismo. Okay? Qui su Medline il massimo che noi possiamo fare è fare affidamento al best match. Quindi se io vado a chiedere al motore di ricerca di tirarmi fuori gli articoli sul bruxismo sulla base del best match mi dà fondamentalmente in linea di massima sempre le review principali. Ripeto, non so con quale algoritmo, ma più o meno azzeccato, perché voi vedete, ad esempio, che al secondo posto, considerando che è pubblicato da poco tempo, vediamo l'articolo che è il consensus document sul bruxismo. Ok? Quindi diciamo, questo è un piccolo ausilio, per se poi mi dà un altro articolo molto famoso di Gary Class e Regi Lavigne e quant'altro. Questo è un piccolo trucchetto per muoverci un attimo. Se io vado invece a voler provare a selezionare gli articoli sulla base della metodologia che è stata condotta, questo secondo me ci dà la possibilità di discernere e di ridurre molto il numero delle pubblicazioni. Facciamo un esempio con il bruxismo, anche se magari non si presta tantissimo perché poi di studi clinical trial veri non ce ne sono tantissimi, però io fondamentalmente, se vedete nella parte sinistra dello schermo, ho un pochino di opzioni. Allora, io fossi in voi lascerei completamente perdere l'opzione di poter vedere la disponibilità del testo in full test, perché purtroppo ci arriveremo tra poco, ma questo diciamo è una sorta di trabocchetto, cioè le riviste che sono full test libero sono quelle qualitativamente inferiori, dove gli autori pagano per pubblicare. Potete comunque discriminare, che ne so, mettendo gli ultimi 5 anni, 10 anni, ovviamente se è stato uno studio condotto su esseri umani o altri animali, ma la cosa più importante è individualizzare la vostra ricerca sulla base del tipo di articolo che volete andare a cercare. Io, ad esempio, qui posso cercare clinical trial. Avevo già preparato per voi, ma vedete ci sono tutti i vari tipi, dall'editoriale agli studi osservazionali, a tutto quello che vi pare. Ok? Ovviamente io ho selezionato i due più semplici da commentare, presupponendo di dover fare una chiacchierata veloce, che sono i clinical trials e le review. Allora, i clinical trials non sono necessariamente
studi clinici di altissimo livello, ma sono studi clinici. Okay? Poi tenete presente che l'etichettatura a volte è un pochino lasca, però se io vado ad esempio a mettere clinical trial, in automatico, Medline mi esclude, ripeto, magari con un filtro a maglie larghe, però mi esclude la gran parte dei lavori che non c'entrano niente col fatto che sia stato fatto un qualcosa di, diciamo così, sperimentale o di clinico sui pazienti, per cui tutte le review, tutte le opinion papers, per esempio qui io mi aspetto che il consensus document sul bruxismo sia sparito, e infatti così è, e abbiamo tutti gli studi clinici su pazienti. Ok? Se invece io voglio cercare, ed è quello che io a voi suggerirei di fare, stato, diciamo così, una somma, un riassunto della situazione attuale, la cosa forse più semplice è andare a cercare le review. Quindi escludiamo magari i clinical trial, che erano 130, mi sembra. E guardate, una cosa che già balza all'occhio, sono molte di più le review. Questo, ragazzi, è un grosso problema della letteratura di oggi. C'è molta più gente che commenta ciò che fanno gli altri rispetto a quanta faccia i lavori in prima persona. Ok? Quindi il fatto che in un argomento ci siano molte più reviews di quanti ci siano clinical trial è un grosso problema ed è un trend che purtroppo sta un pochino, attraversando quasi tutte le branche della medicina, perché c'è difficoltà a reperire fondi per fare ricerche e quindi chiaramente la strada per aiutare magari i giovani ricercatori a pubblicare velocemente è quella di dire: vai, chiuditi in biblioteca, trova tutto quello che è stato scritto, che ne so, magari su bruxismo e depressione, e mettiti lì e revisionalo. Ok? Premesso questo, diciamo, le review in linea di massima vi offrono un stato dell'arte, ripeto, a prescindere poi dalla qualità della rivista, comunque più o meno controllato, perché ci sono stati dei reviewer che hanno giudicato ciò che è stato scritto. Per cui voi che anche qui magari non avete possibilità di conoscere tutti gli autori, potete farvi, diciamo, un'idea sull'argomento che voi volete. Ad esempio, se io voglio mettere bruxism and suggerisca qualcuno cosa, dai, così rendiamo interattiva la situazione, anche se Facebook ha un ritardo magari di un minuto. Possiamo mettere bruxism and pain, ok? Se io metto bruxismo e dolore e ho il filtro sempre attivato sulle review, come vedete abbiamo degli articoli che sono molto interessanti, per cui se voi aveste la possibilità di scaricare la review, ad esempio, di Edoardo Castrillo su Dentatins of America, vi potreste fare un'idea su questo argomento. Ripeto, la discussione di stasera non verte sul ruolo di quali siano i risultati degli articoli, capite bene che non è possibile, no? Ok, ho ricevuto richieste un pochino troppo specifiche, no? Perdonatemi a chi. Bascia scrive Bruxism and Dental Implants. Vediamo cosa salta fuori sulle review. Ecco qua, revisioni sistematiche, una anche nostra, pensate, è del 2014 con Carlo Poggio e con Frank. Ed è ancora uno dei best match, cioè il bruxismo è un fattore di rischio per gli impianti dentali, cioè quello che si può tirar fuori da review del genere, lo vedete anche negli abstract, è il fatto che sia stato riassunto tutto ciò che è stato scritto in letteratura, quindi nel caso c'erano 21 lavori, sono stati analizzati, quindi nel testo completo si spiega come, si ne giudicano i vantaggi, gli svantaggi, i limiti, si commentano i risultati, per arrivare alle conclusioni che dicono che il bruxismo è improbabile che sia un fattore di rischio sulla base delle evidenze che vi dico sono abbastanza modeste, ok? Un fattore di rischio per le complicanze biologiche, no? Un po' come per la malattia parodontale,
ma può esserlo e come per le complicanze meccaniche intorno agli impianti. Il grande Luca vuole togliersi un sassolino dalla scarpa e gli dice: perché non andiamo a mettere Bruxism and Botulinum Toxin? Vediamo cosa salta fuori. Eccolo qua. Quindi c'è questa review su cranio, c'è la nostra review del 2017 con il nostro vecchio studente postdoc Giancarlo. Quindi, però, vedete che il paradosso è che se io dovessi andare a cercare poi realmente gli articoli di pertinenza, a me sembra molto strano che ci siano 34 reviews, ok, su un argomento così di nicchia come bruxismo e tossina botulinica, ok? Quindi probabilmente andando a scremare ci accorgeremo che magari, come vi dicevo prima, Medline ha utilizzato un filtro a maglie un pochino troppo larghe. Ok? Un aspetto che vi volevo segnalare, qualcuno dice, c'è cioè, proprio sempre coltello nella piaga, non vedo chi è il commento perché mi si sta sovrapponendo tutto, TMD and occlusion, Lorenzo Ferraioli, sai già dove si va a parare, cioè nel senso è un accaporetto, okay, per gli ignatologi, quindi lasciamo perdere, va bene? Oppure fatevi voi come compito a casa, mettete posturography and dentistry, se volete dopo lo facciamo, ok? Nel senso è come andare a cercare gli UFO, okay, alla NASA, va bene? Vi dicono che non esistono. E insomma, vi dicevo, l'altro aspetto dal quale voi dovete guardarvi è un attimino quello delle riviste ad accesso libero. Non è facile fare un esempio perché poi dovrei andare a cercare cose che non mi competono e che riguardano altri. Quindi, prendo per 30 secondi spunto da un nostro recente articolo, quindi mi cerco. Qui vabbè, devo togliere il filtro review. Ecco, voi vedete se io metto articoli più recenti nella mia produzione, dici: cavolo, guarda che bello questo articolo Daniele, sì, gli UFO esistono, esatto, anche la postura. Guarda, che bello l'articolo al secondo posto, Pain Predictors in a Population of Temporomandibular Disorder Patients. Ok, gli autori sono famosi, vado, clicco, e io da utente sconosciuto ho la fortuna, ora io ci potrei entrare lo stesso, ok, perché questo computer ha un database, diciamo un proxy universitario, però vedete, mi dà l'articolo completo. Dici: cavolo, che bello! Ok, sono fortunato, quindi mi aggiorno leggendo questo articolo, che poi può anche essere, ora non voglio starlo a scaricare perché non, ho paura di complicarmi la vita aprendo troppe pagine e troppi file. Però fondamentalmente, invece, purtroppo, io vi devo dire, per questo ho fatto un esempio parlando di me stesso, che questi articoli che appaiono, vedete qui, no? In open access, sono articoli per cui gli autori hanno pagato. Ok, quindi sono riviste che diciamo offrono dei canali privilegiati che onestamente, personalmente, credo di aver usato 3-4 volte in carriera e in questo caso specifico semplicemente perché c'erano dei fondi da parte dell'Università di Cracovia per diciamo pubblicare magari articoli che non siano proprio della qualità adatta, diciamo, per poter essere pubblicati sulle riviste che invece si sostentano con gli abbonamenti dei lettori. Ok? Quindi tutte le volte che voi avete una rivista open access, ricordatevi che lì l'autore ha, diciamo, finanziato la propria pubblicazione, quindi è chiaro che sono dei canali un pochino più privilegiati e facili. E questo, ad esempio, lo dico a chi magari mastica un pochino di ricerca, sta sporcando e riducendo molto l'importanza, del,
del valore dell'impact factor, perché ci sono riviste che hanno, no, l'impact factor, che dovrebbe essere l'importanza della rivista, quanto quegli articoli pubblicati su quella rivista vengono pubblicati, riviste che stanno generando degli impact factor progressivamente sempre maggiori, semplicemente sfruttando questo fatto che avendo degli articoli a visibilità totale è più facile che questi articoli vengano citati a prescindere dalla qualità. Quindi, diciamo, ci sono molti dietro le quinte nel mondo delle pubblicazioni che rendono non semplice la valutazione, no, da parte poi dell'utente finale. Per cui, in linea di massima, tutte le riviste non in inglese, tutte le riviste open access, tutti gli articoli che non siano o review sistematiche o clinical trials sono di qualità inferiore rispetto a altri contenuti che si possono trovare su Medline. Ok? Altre cose da dire? Beh, mettiamo, che ne so, qualcuno mi ha chiesto, Antonino è stato carinissimo, mi ha chiesto, parla di risonanza magnetica, ma insomma, mettiamo magnetic resonance. Oh, scusate, e vengono 763.576 articoli, quindi potremmo mettere end-temporal mandibular joint, TMJ, già siamo a 2000, quindi in linea di massima però il discorso è cosa caspita vogliamo cercare noi della risonanza magnetica dell'articolazione temporomandibolare. Magari possiamo cercare displacement. Guardate ogni parola che io aggiungo come diminuisce il numero di pubblicazioni che appaiono. Okay? All'interno di queste poi io posso selezionare quelle che voglio. C'era Nicola Barletta che mi chiedeva TMD, mettiamo temporomandibular disorders, che è l'altro mio passione, ok? E vediamo 18.976 articoli. Ora, da qui, Nicola, tu devi cominciare a scremare. Quindi hai 18.976 articoli. Cos'è che ti interessa? Gli avanzatori mandibolari? Cosa significa avanzatori mandibolari? Penso ai byte di avanzamento. Ecco. Vi stupirà, praticamente non c'è quasi nulla sulla letteratura, perché poi se io voglio mettere, che ne so, riposizionamento di scale, guardate, io trovo 132 articoli nella storia, che sono veramente molto pochi, quindi non entriamo nel tema dell'argomento, va bene? Però come vedete, su molte topic che noi crediamo siano importantissimi, è stato pubblicato molto poco. Okay? Quel molto poco ha, a mio parere, molta validità se io vi dico quali sono le due principali riviste del nostro settore, che sono il Journal of Oral Rehabilitation, ok, che è la rivista probabilmente top in questo momento, quindi diciamo sulla quale è molto difficile pubblicare, e il Journal of Oral and Facial Pain and Headache. Se vi segnate i nomi di queste due riviste e siete appassionati di disordini temporomandibolari e di bruxismo, questo sono, diciamo, le due riviste di riferimento, cioè è veramente difficile che vengano pubblicati degli articoli non di alto livello su questo topic. Avanzatori mandibolari, Nicola Barletta, voi l'herbst a tutti i costi, mettiamo temporomandibular disorders and Herbst. Ok,
24 articoli. Se io vado a mettere e poi bisogna vedere quali di questi, capito, poi si riferiscono differentemente. Quindi ognuno di questi argomenti può essere poi topic di una, visto che qualcuno lo chiede, revisione sistematica o meta-analisi della letteratura. Ok? Meta-analisi della letteratura cosa significa? Significa che non solo è stato riassunto un argomento, prendiamo ad esempio quello che abbiamo fatto prima su bruxismo, anzi, no, non prendo questo, voglio divertirmi, prendo posturography and dentistry. Otto articoli nella storia, mamma mia, che argomentone, super scientifico. Diamo il best match e andiamo a beccare l'articolo di Giuseppe Perinetti e di Luca Contardo qualche anno fa, ok? Luca e Giuseppe hanno fatto una revisione sistematica. Non hanno potuto meta-analizzare i dati, come qualcuno chiedeva nella domanda. Perché la meta-analisi presuppone il fatto che i dati siano omogenei, cioè che tutti gli studi condotti in letteratura abbiano, diciamo, utilizzato la stessa metodica, valutato i pazienti allo stesso modo, le outcome nello stesso modo e quant'altro, in modo da, poter raggruppare i dati e fare come fosse una sorta di unica mega statistica sommando i pazienti dei diversi studi. Devo dire la verità, è una cosa che io non amo, anzi è una cosa che noi ricercatori clinici in materia di dolore non amiamo per nulla. E quindi se io vado a farvi vedere perché, vabbè, facciamo prima a cercarmi, vi vado a prendere questo articolo che l'anno scorso scrivemmo e leggete il titolo a chi ha chiesto della meta-analisi. Sto scorrendo veloce perché ve la voglio semplicemente far vedere. Eccolo qua. Evidence-based dentistry o malattia da meta-analisi? Cioè, è un po' quello che vi dicevo prima io oggi, cioè se ne sta abusando. Se ne sta abusando, però insomma, ora non confondiamoci le idee. Lorenzo Magrini scrive: come si valuta l'impact factor di una rivista o di un autore? Non possiamo valutarlo noi, Lorenzo, cioè ci sono degli uffici, okay, di valutazione che calcolano per ogni articolo pubblicato su quella rivista il numero di citazioni alle quali è sottoposto, cioè fondamentalmente quanti altri articoli lo mettono in bibliografia e questo va a dare punteggio alla rivista nella quale l'articolo originale era pubblicato. Per l'autore invece l'impact factor è un po' una stupidata, c'era qualcuno che diceva prima. Però, a mio avviso, l'impatto sta alla letteratura quanto il pettegolezzo alla zia Franca, esattamente, cioè concordo in pieno, nel senso che cioè, negli ambienti scientifici l'impact factor è ormai stato sostituito dall'H-index, indice H per quanto riguarda l'impatto di un autore, cioè quanto le tue pubblicazioni sono citate e non l'impact factor della rivista su cui hai pubblicato, sono due cose differenti. Il problema, per rispondere a Lorenzo, è che per vedere l'indice H degli autori, tu dovresti andare sul database Scopus, quindi io non so se tu hai accesso a un database universitario, se non lo hai, devi andare, diciamo, in una biblioteca universitaria a cercare su Scopus e vedere i vari autori che ti interessano, che impatto hanno. E da quei database lì, non Scopus, ma diciamo da computer con accesso universitario, tu puoi anche avere accesso ai punteggi, o se no puoi anche vederlo sui siti delle riviste, ma lì sai, non c'è una classifica vera e propria, puoi avere accesso ai punteggi impact della rivista, che però, ripeto, da qualche anno a questa parte sono completamente sporcati dal fatto che c'è questo fenomeno degli
delle riviste ad accesso libero. Antonino chiede, posso cercare un argomento in riferimento ad uno specifico autore o rivista? Certo, Antonino, facciamo l'esempio di Luca prima. Se io metto Luca Guadagnardini and TMJ Arthrosynthesis, praticamente il computer mi dà indietro tra i, mi sembra fossero 99 articoli pubblicati dal professor Guare nella sua carriera, mi dà indietro i 17 che trattano di artrocentesi dell'articolazione temporomandibolare. E anche qui si torna a monte, cioè 17 articoli su un argomento del genere testimoniano della qualità scientifica della produzione di un individuo, mentre avete visto in piccolo sull'Herbst, no? Che io lo so che è un tema che affascina gli ortodonzisti che vogliono a tutti i costi muovere la mandibola per ricatturare il menisco, eccetera. Ci sono 24 articoli nella storia della medicina, ok? Sull'Herbst e l'ATM. Quindi diciamo che già questo vi dà l'idea di quanto secondario e veramente non scientifico, mi dispiace dirlo, sia l'argomento. Grazie a te Lorenzo. Vittorio, ciao Vittorio, stasera ci sei? Com'è che ieri non potevi su Skype? Giustamente mi fa notare da appassionato che c'è una versione demo comunque di Scopus che comunque consente, ha delle funzioni limitate, no? Cioè consente di cercare l'autore, le ultime 10 pubblicazioni senza purtroppo accederci in full text e vedere le H-index. Grazie della segnalazione, Vittorio. Altre vecchie domande. Vabbè, Lorenzo chiedeva di mettere TND and occlusion, abbastanza divertente, temporomandibular disorders and dental occlusion. Anche qui andiamo a prendere 2440 articoli. Andiamo a prendere le review, che sono quelle che sintetizzano un pochino tutto. Andiamo a prendere i best match. E guardate cosa salta fuori al primo posto. La fine dell'era. Ok, quindi diciamo il best match più o meno, a meno che non ci sia proprio un argomento dove c'è un singolo articolo o due o 10 pubblicati nella storia, vi consente un attimino di farvi un'idea, ok? Giovanni Di Prinzio mi chiedeva come si può impostare una visione sistematica della tortura. Beh, diciamo, tu da utente è molto difficile, Giovanni, cioè ti ho fatto un esempio prima, la cosa più semplice è che tu parta da un argomento generale, ti chiarisci il campo, quindi metti dentro bruxismo, c'hai 3753 articoli e dici ok, cosa mi interessa? E da lì ti dai dei limiti che possono essere, lo avete visto prima a sinistra, no? Da quanti anni sono stati pubblicati gli articoli, il tipo di rivista e soprattutto bruxismo e cosa. Cioè abbiamo visto prima tossina botulinica, qualcuno mi sembra abbia scritto bruxismo e fibromialgia. Bruxismo e fibromialgia mi dà 10 articoli, quindi io da docente e da ricercatore lo vedo un argomento, ad esempio, da ricercare, cioè non certo come un argomento al quale dedicare energie per pubblicare una review sistematica. Ok? Quindi direi che ci siamo, vado giù dietro con le vostre richieste. Lorenzo Noveri, ah Vittorio, stai guardando sul cellulare, bravo. La passione si vede anche da quello. Lorenzo chiede bruxismo e tinnitus, ok? Ci sono 19 articoli, quindi questo è un argomento, anche questo diciamo poco sfruttato, ma sicuramente interessante. Però, se qualcuno di voi fosse interessato, guardate il lato positivo. Alla fine della fiera avete 19 abstract da leggervi, dei quali
alcuni non c'entreranno nulla, dei quali alcuni, come il primo che vedete qua in turco su una rivista libera, potete scartarlo proprio perché ve lo dice Manfredini, va bene? E quindi arrivate, diciamo, a estrapolare un numero che, dando i filtri giusti, è progressivamente minore. È chiaro che se facciamo, vogliamo fare una mega review su tutto ciò che è stato scritto sui vari argomenti, diciamo, si rischia di non finire mai. Qui poi ci si sbizzarrisce, cerco di rispondere alle domande un attimino più pertinenti, quindi non ai singoli topic, perché questi, insomma, dovete cercarveli da soli, ma vi dico già che Bruxism and abfractions, bruxismo e deglutizione, cioè non vi danno quasi nulla. Ok? È per questo che io dico che a volte è veramente frustrante sentire certi personaggi quante verità vi possono raccontare. Cioè, sediamoci dietro le quinte e proviamo a vedere quanto è difficile fare una ricerca e poi cominciamo a ragionarne. Ok, Ovidio mi chiede: ciao Ovidio, c'è un modo per intuire nel mentre? Bella domanda. Questo è un corso. Nel mentre di un seminario, se un relatore sta citando un articolo in modo inadeguato per sostenere la propria tesi. No, cioè dovete essere a conoscenza della materia. Tutto ciò che voi potete fare è appunto documentarvi sul curriculum di un relatore e farvi un'idea attraverso Medline sulla veridicità delle informazioni che vi vengono raccontate, ma è più facile farlo quando poi magari si arriva a casa la sera. Vi posso dire per certo, lo avete visto adesso, che se mai doveste vedere qualcuno che cita degli articoli sulla posturografia o abbiamo visto prima gli articoli su Herbst, cioè è roba che non c'entra con l'ATM, capito? Quindi purtroppo molto spesso, come hai intuito, Ovidio, sono un pochino lì a fare da specchietto per le allodole. Andrea Carrino chiede, ciao Daniele, nelle review quanto è importante usare più motori di ricerca? A mio parere non serve a niente, però questo è un parere di quelli che io, sai, anche se sono io, mi devo tenere per me stesso, perché è un aspetto che gli editori valutano nel bocciare un articolo, non necessariamente, però adesso purtroppo stanno nascendo delle scuole che insegnano a condurre delle review sistematiche. Io sinceramente degli articoli che hanno cambiato la storia del mondo al di fuori di Medline o di Scopus, che poi sono quasi sovrapponibili per le riviste indicizzate, non ne ricordo neanche uno, quindi insomma non facciamo la lunga. Quella che descrivi te, penso tu sappia, si definisce come la letteratura grigia, no? Perché è quella che appunto è un pochino nelle zone d'ombra. Lasciamo perdere, insomma, è molto difficile. Io dico sempre: se tu vuoi giocare ad alti livelli, devi fare gol in Champions League. Non puoi pretendere che qualcuno venga a scoprire se hai fatto una rovesciata al campetto su riviste di secondo piano. Ok? Simone da Brasile. Hi Simone, obrigado, parabéns. Hyaluronic acid and degenerative disorders. Ok, I guess it's a search you can do by yourself. You're an experienced researcher, so if you want to try, we can do it together. Acido ialuronico, Simone chiede. And TMJ, I guess, degenerative disorders. Ok, e vediamo, ci sono 26 articoli, quindi non tantissimi. Scorrendo giù in basso, molti, vedete, sono quelli del gruppo nostro insieme a Luca Guardi. Ok, quindi io credo di avervi più o meno dato un po' di linee guida per sapere come muovervi. C'è un'unica domanda che tra quelle arrivate oggi mi piaceva molto sottolineare.
ed è quella di Luca Subiaco, che appunto si allaccia un po' a quello che ha scritto adesso Andrea Carrino. Le riviste PubMed hanno valore maggiore in linea di massima, non necessariamente qualitativamente, ma è il campo in cui tutti ci muoviamo. Quindi, con tutto il rispetto, perché evitarlo? Vuol dire che hai paura di confrontarti, ok? E perché alcuni autori scrivono libri? Luca, te lo dico sinceramente, perché i libri fanno vendere e perché se tu sei un attore importante, e io lo sono, quindi non mi vergogno a dirlo, e sei supportato dalle case editrici, questo ti dà molta notorietà. Se non sei un autore importante e vuoi raccontare delle cose che invece ti fa comodo raccontare, basta tirar fuori 20 o 30 mila euro e hai possibilità di pubblicare il più bel libro del mondo. Ok? I libri non sono a controllo editoriale. Non sono a controllo editoriale. Io potrei scrivere domattina un libro di 500 pagine dicendo che lo STAB, la classificazione del bruxismo che stiamo facendo, è la più grossa idiozia del pianeta. Pagare una casa editrice che me lo pubblica, perché se io pago me lo pubblica e avrei il mio bel libro, okay? E non c'è controllo editoriale. Lorenzo Ferraioli scrive, che è un aspetto che volevo toccare prima di chiudere, il fatto che sia uscito un certo numero di pubblicazioni a TMD Occlusion è considerato un fatto storico. Beh, fondamentalmente sì, anche perché se tu lo rapporti, ad esempio, a parte che sarà un topic che non muore mai, Lorenzo, perché è chiaro, noi siamo dentisti, ok? Però se tu lo rapporti a quello che ad esempio mi aveva chiesto, dov'è? Me l'ho segnato, Francesco Longo, lui chiedeva gestione psicologica del paziente con TND. Allora, una specifica ulteriore, man mano che vorrei finire me ne vengono in mente altre. Su Medline, su nessun articolo noi troviamo è meglio questo o quello, cioè qual è il modo migliore di gestire psicologicamente i pazienti con TND, qual è il modo migliore di limare un dente in protesi, qual è il miglior materiale di impronta, è meglio usare composito o zirconia nei pazienti bruxisti? Medline non risponde a queste domande, che sono quelle del paziente lunedì mattina, ci dà semplicemente delle maglie larghe di comportamento. Che poi voi dovete integrare con le linee guida delle società scientifiche di riferimento, perché è chiaro che se io vado all'Associazione Italiana UFO mi dicono: guarda, è atterrata un'astronave nel mio giardino ieri l'altro. Ok? Quindi vi interessate di dolore? American Academy of Orofacial Pain, in Italia abbiamo il GSD, e via discorrendo. Quindi temporomandibular disorders, per rispondere a Francesco Longo e Psychological Factors vi dà, vedete, già molte risposte. 1575 articoli in crescita. Se io vado a prendere, sono 63, 45, 50 per anno. Se io metto dental occlusion al di là dei topics, io vedo che sono in diminuzione, vedete il trend? Negli anni 90 erano 100 l'anno, l'anno scorso sono stati 28. Se io metto temporomandibular disorders e orofacial pain, come vedete, gli articoli sono in aumento clamoroso, perché noi stiamo entrando nella mia materia, nella medicina del dolore. Ok? Quindi anche questi sono dei trend da vedere, cioè se, per valutare se è un argomento vecchio. Bravo Lorenzo, hai risposto a Vincenzo. Vincenzo, mi delude un po' quello che tu scrivi. Troveremo sempre tutto e il contrario di tutto. Ma è per questo che anziché stare 3 ore su internet a vedere uno che vi fa vedere il composito, dovreste studiare e imparare dove cercare. È per questo Lorenzo. È per questo, scusa Vincenzo. E grazie Lorenzo di aver risposto. È a questo che dobbiamo dedicare il nostro tempo. Altrimenti, come qualcuno ha fatto notare, basta che tizio trovi il mezzo case report che supporta una propria convinzione, ve lo sbatte in diapositiva e vi può raccontare
qualunque cosa. Valeria, ciao Valeria, l'ordine con cui escono in lista gli articoli è legato a una qualche misura di importanza o meramente alfabetico? No, tu qui hai solamente due modi di far uscire gli articoli, o per diciamo data, quindi i primi che appaiono sono i più recenti, oppure per questa funzione molto, a mio parere, lassa del best match, ok? Cioè l'articolo che si avvicina di più alla parola chiave che tu hai citato, cioè quindi a prescindere dai contenuti, dai risultati, dalla qualità, dalla rivista, eccetera, eccetera. Lorenzo Magrini, riguardo al database della Cochrane Library, sono più affidabili gli articoli lì che su PubMed? Qui credo che ci sia una grossa confusione, Lorenzo, cioè la Cochrane Library si occupa di revisionare i trial clinici randomizzati, quindi non ci sono, per esempio, studi, che ne so, di diagnosi della TM mediante risonanza magnetica, per restare al mio ambito. Vincenzo, lo so che, scusa, ti ho usato come punching ball, lo so che lo dicevi con rammarico, però è a questo che serve studiare. E dicevo, per rispondere a Lorenzo, la Cochrane Library in realtà non può essere paragonata a Medline, perché la Cochrane Library offre dei progetti su commissione che, per esempio, in implantologia sono utilissimi, in chirurgia orale sono utilissimi perché magari consentono di confrontare diversi protocolli, antibiotico, qualità dell'osso e quant'altro, ma che comunque dobbiamo tenere presente, revisionano, tra l'altro con meta-analisi non sempre appropriate in medicina del dolore, solamente gli studi clinici randomizzati. Quindi quando su un argomento ce ne sono pochi, diventa inutile andare ad affidarsi alla Cochrane Library, o soprattutto se tu cerchi argomenti sui fattori di rischio, sulla diagnosi, cioè la Cochrane Library non sempre ti dà quel tipo di risposte. A proposito di questo, c'è un aneddoto buffissimo. Voi dovete sapere che nel 2004 c'era una review sulla Cochrane Library su occlusione e disordini temporomandibolari. E voi dovete sapere che tutto ciò che è scritto sulla Cochrane Library, ogni 5 anni gli autori hanno l'obbligo, tra virgolette, di aggiornarlo. Chiaramente la review del 2004 concludeva che insomma, non c'era assolutamente nessuna indicazione di andare a lavorare sull'occlusione per gestire i sintomi temporomandibolari. Nel 2009 fu pubblicato un aggiornamento che diceva che non c'era nessun aggiornamento, quindi chiaramente nel 2014, se non ci sono stati più studi, quella review lì è stata tolta. Ma è stata tolta perché l'argomento è concluso. Ma se voi andate a sentire gli ignatologi, e per questo che mi allaccio al discorso di Vincenzo, vi raccontano che è stato addirittura ritirata una review per, come dire, che l'argomento è più. Cioè, questo, ragazzi, è vendervi veramente le padelle al mercato. Ok? Quindi non è facile darvi una sintesi di cosa andare a cercare adesso, però diciamo più o meno vi siete fatti un'idea di quanto sia difficile. Voi dovete vedere il tipo di articolo, le riviste che vi ho detto io, Journal of Oral Rehabilitation, Journal of Oral Facial Pain and Headache, che sono le due top. Andare a cercare, se possibile, ogni volta che cercate un topic, il best match. Vedete se trovate un autore ricorrente e quindi magari andare a cercare nella sua carriera cosa ha pubblicato. E vedere se proprio vi interessa fare una sorta di ragionamento sul trend, no? Per vedere, come diceva Lorenzo, se l'argomento è aggiornato, è in crescita, è fonte di ricerche continue, vedere quel grafichetto lì dove ci sono i risultati anno per anno, che vi dicono, appunto, che ne so, abbiamo visto in questa piccola oretta passata insieme,
che il bruxismo è un argomento in crescita, l'occlusione in diminuzione, i fattori psicologici sono in aumento, il dolore orofaciale in relazione al TM è esploso, perché ormai noi sappiamo che i disordini temporomandibolari non sono altro che una piccola famiglia dei problemi neurologici del volto, ok? Quindi tutte queste cose con un minimo di pazienza si possono dragare. Tenete presente che una delle sfide del percorso Evidence-Based Dentistry del GSD, che iniziamo ormai, mi sembra questo il quarto anno, è proprio quella anche di darvi con corsi residenziali le armi per approfondire questi aspetti. Quindi se c'è volontà da parte vostra, noi ci siamo. Quindi io vi saluto, direi di salutarci sulla base della diapositiva che in questo momento magari meglio semplifica l'evoluzione di quello che stiamo facendo, che è l'articolo sullo STAB, lo Standardized Tool for the Assessment of Bruxism. Guardate quanta roba sul bruxismo è uscita anche recentemente, eccolo qua. Questo a breve sarà l'articolo più citato della storia del bruxismo. Voi per saperlo dovreste andare su Scopus, ma magari tra un paio d'anni vi apparirà nei best match. Quindi io vi saluto, spero di non avervi annoiato. Non so se sono riuscito a soddisfare un pochino tutti i vostri dubbi per capire se uno studio è valido o attendibile, come qualcuno chiedeva. Andrebbe letto lo studio, quindi per questo servono dei corsi residenziali. Quindi diciamo ciao Ambra, ciao! Quindi vi abbraccio tutti, ok? Un bacione e restiamo a casa che uniti ce la faremo. Ciao ciao!